Il mio pensiero va alla mia famiglia, a mio fratello e ai miei genitori, che vengono continuamente fermati dai giornalisti. Questa è stata l'unica dichiarazione di Filippo Turetta durante la prima udienza del processo a suo carico, avviato nei giorni scorsi. Non ha proferito una parola per la sua vittima, l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, brutalmente uccisa l'11 novembre dello scorso anno a Vigo Novo, in provincia di Venezia. Filippo, coetaneo di Giulia, è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking e occultamento di cadavere. Al momento ha deciso di non presentarsi in aula, ma non esclude di farlo in futuro, affermando: «Parteciperò al processo solo quando sarà necessario. Spero che finisca presto». Il suo avvocato, Giovanni Caruso, ha sottolineato: «È una scelta personale di Filippo, priva di mancanza di rispetto. Il clamore mediatico di questa prima udienza ha suggerito la sua assenza. Attualmente è detenuto e sta scontando una pena consistente». Filippo Turetta ha richiesto il giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare. Sebbene non ci siano dubbi sulla sua colpevolezza, si preannuncia una dura battaglia legale sull'aggravante della premeditazione. La Procura di Venezia ipotizza infatti che l'imputato abbia agito secondo un piano preciso, procurandosi prima di uccidere tutto il necessario: coltelli, nastro adesivo e sacchi neri per avvolgere il corpo. Avrebbe persino acquistato una cartina stradale per fuggire senza utilizzare internet. I legali di Turetta intendono contestare questa ricostruzione, ma non ci saranno testimoni a suo favore, tranne il medico legale Monica Cucci, presente all'autopsia per la difesa. Nemmeno gli avvocati della famiglia Cecchettin, Nicodemo Gentile, Stefano Tigani e Piero Coluccio, hanno presentato una lista di testimoni, ritenendo sufficienti quelli della procura, che sono circa 30. Tra questi figurano le forze dell'ordine, familiari e amiche di Giulia, pronte a confermare quanto Turetta fosse geloso e opprimente nei confronti della ragazza, tanto da spaventarla. Due giorni prima del delitto, Giulia aveva espresso al suo assassino la paura che provava nei suoi confronti, in un messaggio che oggi fa venire i brividi. «Mi spaventa perché so come sei fatto, so cosa hai fatto determinate volte e so cosa hai detto in certe occasioni. Sinceramente, dirti ora di non fare una cosa che tu, in generale, non vuoi che io faccia, mi spaventa. So che potresti presentarti, che potresti fare qualsiasi cosa. Se non ti presenti lì, potresti anche venire a cercarmi dopo. Voglio poter stare serena, ma a volte mi fai paura». Nonostante Giulia lo avesse lasciato 3 mesi prima, Turetta si ostinava a voler mantenere un rapporto stretto con lei e a monitorare ogni suo spostamento. Non sopportava l'idea che Giulia potesse avere altre frequentazioni e desiderava ardentemente rimanere al centro della sua vita. Durante le indagini, un'amica della vittima ha rivelato: «Giulia mi ha raccontato di quanto trovasse opprimente il contatto fisico con Filippo, che in pubblico cercava sempre di metterle una mano sulle spalle. Anche quando erano seduti voleva tenerle una mano sulla gamba, anche in aula studio, e questo comportamento la infastidiva». L'amica ha aggiunto: «Giulia lo aveva lasciato perché Filippo non riusciva a concepire che lei potesse avere amicizie con altre ragazze all'interno del gruppo. Non accettava che certe confidenze fossero riservate esclusivamente tra donne. In sostanza, non tollerava l'autonomia e l'indipendenza di Giulia. Filippo temeva che, durante le nostre uscite, Giulia si confidasse con noi riguardo ai loro rapporti e alle loro divergenze. Temeva che noi le avremmo consigliato di interrompere la relazione». La vita di Giulia era stravolta dalla presenza invadente di Filippo. La sua ossessione per le uscite tra noi causava frequenti discussioni nella coppia. Questo la portava a rifiutare i nostri inviti. Ad esempio, nei mesi di maggio e giugno 2022, quando la invitavamo a fare colazione con noi, Giulia declinava, facendo capire che non voleva dare motivo a Filippo di litigare ancora. Gli amici di Giulia avevano provato a far ragionare Filippo, ma senza successo. Cercammo di spiegargli che non c'era nulla di male nel parlare e uscire tra ragazze, ma quell'incontro non portò a risultati, poiché Filippo rimase fermo nelle sue convinzioni. Invece di rassegnarsi, Turetta diventava sempre più insistente.
Iniziava a inveire contro Giulia per il semplice fatto che lei non gli mandava più il messaggio della buonanotte, considerato fondamentale per lui. Quel messaggio rappresentava un modo per verificare se lei staccasse realmente il telefono o rimanesse connessa per scrivere ad altre persone. Per monitorare Giulia, aveva addirittura installato un'applicazione sul suo telefono che gli consentiva di seguire ogni attività del dispositivo della ragazza. Questa vera e propria ossessione culminò in un terribile omicidio.